Svolta nelle indagini per la morte di Luca Moretti, il giovane aretino ritrovato senza vita in un campo a Policiano nel giugno 2018. I carabinieri infatti hanno arrestato 5 persone. In manette sono finiti 4 cittadini albanesi e una donna aretina. Per tutti l'accusa è quella di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. I militari inoltre hanno denunciato, sempre per gli stessi reati, anche altri 7 cittadini stranieri. È un'attività di indagine che nasce per ricercare una persona scomparsa e che purtroppo poi ci ha portato a disvelare un ampio traffico di sostanze stupefacenti nella provincia di Arezzo e non solo. Gli arresti sono stati eseguiti a conclusione dell'operazione coordinata dalla Procura di Arezzo denominata Last Call, ultima chiamata, ossia quella fatta dal giovane ad uno dei pusher finiti in manette. Mesi di indagini partite dalla ricostruzione delle ultime ore di vita del ragazzo che hanno consentito adesso di sgominare una banda di spacciatori composta per la maggior parte da pregiudicati e ben radicata nella zona della Val di Chiana aretina, che aveva determinato un'escalation di consumo di cocaina. Come è noto, la salma del Moretti viene rinvenuta oltre un mese di distanza. Verosimilmente il decesso è avvenuto quasi lo stesso giorno o il giorno immediatamente successivo alla denuncia di scomparsa, e anche l'esame autoptico non è stato di grande ausilio in ordine alle cause del decesso del Moretti. L'attività però ci ha consentito di documentare che il giorno della scomparsa il Moretti aveva acquistato sostanza stupefacente e verosimilmente ne aveva consumata. Tra gli arrestati risulta anche un 32enne che era fuggito in Albania nei giorni successivi al ritrovamento del cadavere di Luca Moretti e che ora è in carcere in attesa di estradizione. Durante le perquisizioni infine i militari hanno recuperato 155 grammi di cocaina e 10.000 euro in contanti.